potevamo non abbracciare tutti i bambini della sofferenza, della speranza e della gioia in questa cappella, in questo secondo piano dell'ospedale dei bambini, dove veniamo a cantare la vita. E la cantiamo accanto ai ragazzi del Parlamento della Legalità Multietnica, tanta gente che crede in una cultura di bellezza e di speranza intorno a questo Gesù che è sull'altare, perché dove c'è il dolore c'è la fede, dove c'è la fede c'è l'amore, dove c'è l'amore c'è l'accoglienza. Quindi noi stiamo dando il meglio di noi e stiamo andando proprio nei luoghi singolari, anche all'ospedale Borgo Trento di Verona abbiamo insediato l'ambasciata dell'amore, e quindi a Palermo con l'ambasciata della vita all'ospedale dei bambini. Basta semplicemente questo per dire da quale parte stiamo. Oggi consegnerete anche una targa. Non solo consegniamo una targa, ma in questa cappella noi canteremo la vita, e per noi giovani del Parlamento della Legalità Internazionale è multietnico, diventa un presidio di preghiera, di ascolto e di condivisione, perché tutto quello che possiamo fare insieme a Padre Pierre noi lo faremo nel silenzio della preghiera, ma anche nell'azione quotidiana. Siamo qui dunque perché l'ha voluto di cuore davvero il professore Nicolò, che mi ha chiamato a far parte di questo gruppo, e mi piace molto perché lì c'è la vita, c'è la gioia, il cuore. Un posto di sofferenza. Sì, molta sofferenza qui dentro. Qui ci sono bambini, madri che soffrono moltissimo. Essere qui come cappellano è una cosa veramente bella per aiutare i genitori a affrontare la vita, affrontare il dolore con più serenità. Oggi però è un giorno allegro. Molto allegro, perché la Madonna che ci copre le sue veli, che la Madonna che ci ha accanto, che prega per noi. Lei che ha sofferto moltissimo la morte di suo figlio, lei che ha conosciuto la sofferenza, lei è più grande di tutti, essere accanto alle mamme, dunque una cosa formidabile. Noi siamo protettrici della Madonna Maria Stella del Mattino, per cui noi ci affidiamo tanto alla Madonna, siamo mariani, e oggi qui, dopo tutte le ambasciate che stiamo seminando in tutta l'Italia, oggi l'ambasciata della vita la doniamo qui all'ospedale dei bambini di Palermo, e siamo grati di questo gesto che il nostro carissimo parroco ci ha donato.